sconosciuto, ai confini della terra, vi erano tre paesi che sorgevano su tre colline. Il paese di Tutto Tondo, il paese di Triangopoli e il paese di Quadratopoli. Come potrete immaginare, a Tutto Tondo tutto era veramente rotondo. Le case, i palazzi, gli alberi, le nuvole e persino gli abitanti, che a vederli sembravano più larghi che lunghi. Nessuno e niente si muoveva senza rotolare. Ma rotola di qua, rotola di là, alla fine della giornata, gli abitanti di Tutto Tondo avevano la testa che girava come una biglia. Gli abitanti delle tre città erano ormai da tempo in guerra per impadronirsi della meravigliosa spiaggia che stava ai piedi delle colline, dove soffiava sempre un dolce venticello. Dopo essersi fatti mille dispetti, il signor Cerchio, il sindaco della città di Tutto Tondo, decise che il primo giorno d'estate avrebbero disputato una gara per decidere finalmente a chi spettasse la spiaggia. Così il signor Cerchio emise un'ordinanza nella quale chiedeva a tutti gli abitanti di allenarsi in previsione della gara, e così tutti cominciarono ad allenarsi. C'era chi correva, chi rotolava velocemente, chi sollevava dei grossi pesi. Insomma, erano tutti impazienti di poter dimostrare di essere i più bravi. Ciao amici, questo l'ho fatto io. Ai confini della terra vi erano tre paesi che sorgevano su tre colline: il paese di Triangopoli, il paese di Tutto Tondo, che già conosciamo, e il paese di Quadratopoli. Gli abitanti di questo paese vivevano in case quadrate, con porte e finestre quadrate, circondate da alberi quadrati. Persino il sole, quando brillava, era quadrato ed accompagnato da nuvole quadrate. Il sindaco del paese era la signora Quadratina. Ciao, buongiorno. Che amava ovviamente i quadri nelle cornici, che erano quadrate, e i quadratini in brodo. Gli abitanti di Quadratopoli erano tutti uguali, seri, retti, insomma gente quadrata. Quando seppero della gara e dell'ordinanza del signor Cerchio, andarono tutti da Quadratina. Ella decise che anche i quadrati si sarebbero allenati.
che avrebbero, naturalmente, vinto la gara. Così avrebbero potuto godere della spiaggia e giocare liberi sulla riva. Magari avrebbero potuto costruire tanti castelli di sabbia quadrati. I quadrati cominciarono subito ad allenarsi. Ed erano tutti impazienti di disputare la gara. Sconosciuto ai confini della terra, vi erano tre paesi che sorgevano su tre colline: il paese di Tuttotondo, il paese di Triangopoli e quello di Quadratopoli. Sulla collina di fronte a Tuttotondo stava Triangopoli, una città temuta da tutti i piloti d'aereo per le sue punte che rappresentavano un vero pericolo per gli aerei in volo e facilmente urtavano contro di esse e si fracassavano a terra. Ovviamente qui tutto è a forma di triangolo. Dagli alberi, alle case, persino il sole e le nuvole. Il sindaco del paese, il signor Triangolo, era andato in pensione e dalle nuove elezioni aveva vinto Triangolino. Un giovane pieno di idee e progetti per il paese. Infatti, in previsione della gara, aveva chiesto a tutti gli abitanti di allenarsi con impegno perché, se avessero vinto, in spiaggia avrebbero creato addirittura uno stabilimento balneare con un mini club per i piccoli triangolini. Così tutti gli abitanti cominciarono a darsi un bel da fare. Non vedevano l'ora di stare comodamente sdraiati sotto l'ombrellone e godersi il sole e guardare i loro piccoli giocare all'aria.